Allora, il convegno La danza in Italia nel Novecento e oltre nasce per un desiderio di approfondire dei percorsi, dei temi di ricerca che stiamo sviluppando nel nostro dipartimento, che cerchiamo di portare avanti. Quindi anche il confronto con gli altri studiosi evidentemente è fondamentale. L'idea è stata allora quella di organizzare un convegno coinvolgendo persone in realtà con percorsi diversi, tagli diversi, metodologie anche diverse, diverse esperienze, per vedere sia delle piccole monografie su momenti che consideriamo importanti o poco conosciuti, anche se importanti, questo soprattutto nella prima giornata, e poi per fare invece un percorso, ma neanche tanto un percorso così cronologico, costruito e del tutto consapevole, però per di nuovo fermarsi a riflettere su alcune. Anzi, per aiutare, diciamo, per dare una cornice, abbiamo infatti suggerito di fermarsi a riflettere su delle parole chiave. Cioè ogni relatore infatti ha proposto una parola, un'immagine sulla danza d'autore, diciamo, sulla danza italiana dagli anni Ottanta in avanti. E quindi intorno a questo filo rosso stiamo un po' costruendo ancora, insomma, con oggi e ancora lo faremo domani, alcune visioni, alcune riflessioni su appunto punti per ciascuno importanti. Poi senz'altro è anche, credo, interessante vedere quello che è importante per ciascuno e magari non è per un'altra, così, un altro studioso, e in effetti il confronto anche tra le persone che un po' sta emergendo anche dallo stare insieme in questi giorni e che, avendo tempo, insomma, potrebbe essere anzi un esito importante del nostro convegno. Si è parlato di identità, di comunità, di autoreferenzialità, anche davvero di tante modalità, insomma, di pensare la danza. Anche perché in effetti chi sta parlando e chi parlerà, come già dicevo, ha come una formazione, ma non tanto la formazione, è una persona diversa, insomma un'esperienza diversa, un percorso professionale diverso. Quindi abbiamo sia dei giornalisti, dei critici con un'esperienza di visione molto, molto lunga, che quindi portano, insomma, la propria appunto, così, visione incorporata, diciamo, di tante esperienze della danza italiana. Abbiamo degli studiosi esperti che hanno, anzi alcuni, fondato gli studi sulla danza in Italia all'università e che quindi portano allora una visione larga nel tempo che attraversa, insomma, già qualche decennio, e poi degli studiosi giovani che di nuovo hanno la forza allora della loro così prospettiva nuova, se vogliamo, e slegata magari da quello che già è stato detto e che quindi possono portare poi un ulteriore arricchimento. E quindi anche credo questo, come sembra, almeno questo mescolarsi un po' di senz'altro di punti di vista, perché quello è sempre così, ma anche proprio di esperienze, frequentazione del mondo dello spettacolo e della danza in particolare, porta credo, una visione ricca e articolata. Sì, diciamo che uno dei nodi di questo convegno, anche in ossequio, diciamo, alla soffitta che ci ospita, è l'incrocio tra teoria e pratica, quindi l'idea di una ricerca che sia applicata. E in questo senso va l'incrocio fra gli interventi teorici, quindi degli studiosi e dei critici, e gli interventi performativi che appunto abbiamo ospitato, che sono gli interventi di due artiste della scena comunque di oggi, di Simona Bertozzi e di Adriana Borriello, ma anche di un gruppo di non professionisti, di studenti e di anziani che hanno preso parte, diciamo, ad una esperienza di danza di comunità coordinata da Franca Zagatti. Però questo, diciamo, intreccio fra teoria e prassi si vede anche nel profilo di molti dei relatori coinvolti, che sono al tempo stesso talvolta danzatori, coreografi, insegnanti, e anche dal fatto che l'ultima giornata di questo convegno prevede un confronto con gli operatori. Quindi con tutto quell'ambito delle cosiddette prassi organizzative, che sono un po' le condizioni, no, di produzione da cui anche i linguaggi appunto artistici che spesso approcciamo da un punto di vista estetico, prendono poi corpo. Quindi è stato per noi molto importante lavorare su questa molteplicità di sguardi.
ma stiamo anche vedendo, insomma, nei confronti di questi giorni come però questi sguardi così diversi si annodano attorno a alcune questioni, insomma, che ritornano e che quindi ci farà poi piacere anche mettere su carta e quindi fissare negli atti che ci saranno di questo convegno.